Bene, siamo arrivati all'ultimo incontro di quest'anno. È stato un viaggio un po' particolare perché la passione e l'espressione di Gesù hanno preceduto, ecco, la fine del Vangelo, quindi la seconda parte, l'ultima parte che abbiamo affrontato del viaggio a Gerusalemme, è stato il capitolo 12, cioè questo. L'ultima cosa che abbiamo fatto, tre incontri fa, è stata la parabola del conto, di quello che adesso non abbiamo un minimo di cose perché dobbiamo ricordarci durante la vecchiaia. Non è proprio così. Ci aspettano altre due slide, perché sono i capitoli 13, 15, 16, 19. Chiaramente adesso rimaremo un pochino una carrellata. Avendo come sempre una particolare attenzione alle parti proprie del Vangelo di Luca, cioè quelle che non sono in comune con gli altri sinottici. Quindi leggeremo tutti quanti i titoletti del Vangelo e andremo però a leggere poi in maniera particolare le parti che sono proprie di San Luca, anche per capire. Ce ne sono tante per la verità. Per esempio, l'invito alla conversione, la parabola del figo sterile, guarigione della donna furba, cioè i primi 17 versetti del capitolo 13, sono esclusivi di San Luca, che li ha soltanto lui. Mentre il versetto sul mensile di Erode, così come le altre parabolette, insomma, della fine del capitolo 13, sono comuni agli altri sinottici. Andiamo subito a vedere l'invito alla conversione, alla parabola del fico sterile e la donna curva, che è il capitolo 13. Cerco di rappresentarvelo anche dietro. Comincia così. In quello stesso tempo si presentarono alcuni riferiti di quei Galilei, in cui sangue Pilato aveva mescolato con quello dei loro sacrifici. Prendendo la parola, Gesù rispose: credete che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei per aver subito la sorte? No, vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. O quei 18 sopra i quali loro decisero e decise, credete che fossero colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. Disse anche questa parabola: un tale aveva un fico piantato nella vigna e venne a cercarvi frutti, ma non ne trovò. Allora disse al vignaiolo: ecco, sono 3 anni che vengo a cercare frutti su questo fico, ma non ne trovo, taglialo, perché deve sfruttare il terreno? Ma quegli rispose: padrone, lascialo ancora quest'anno, che gli zappi attorno e vi mette il concime e vedremo se porterà frutto per la vigna, se no lo taglierà. Una volta stavo insegnando in una sinagoga di giorno di sabato, c'era là una donna che aveva 18 anni, uno spirito che la teneva inferma, era curva e non poteva drizzarsi in nessun modo. Gesù la vide, la chiamò a sé e le disse: donna, sei libera dalla tua infermità. Subito quella si raddrizzò e glorificava a Dio. Ma il capo della sinagoga, sdegnato perché Gesù aveva operato quella guarigione di sabato, rivolgendosi alla folla, disse: ci sono 6 giorni in cui si deve lavorare. In quelli dunque venite a far lavorare non un giorno di sabato. Il Signore replicò: ipocriti, non scioglie forse di sabato ciascuno di voi il bue o l'asino dalla mangiatoia per condurlo ad adoperarsi? E questa via di Abramo, che Satana ha tenuto legata 18 anni, non doveva essere sciolta da quelle che legava un giorno di sabato? Quando egli diceva tutte queste cose, i suoi avversari si vergognavano, mentre la folla intera esultava per le meraviglie da lui compiute. Allora ci fermiamo brevemente. Allora, ciò che accomuna questi 3 passi che abbiamo letto, apparentemente non un pochino eterogenei, è un tema fondamentale. Ricordate sempre che Luca è la penna di San Paolo.
San Paolo ha predicato il mondo intero, ha girato il mondo intero predicando la conversione. Quando parla ai pagani, tu devi passare da un certo tipo di vita a un altro tipo di vita. Da una vita senza Dio a una vita con Gesù. Allora, il primo passo è chiaro che parla della conversione. Ci sono dei fatti di cronaca nera. Dobbiamo sempre pensare alla mentalità antica che se capita una disgrazia è per la semenità, a chi gli capita una disgrazia è un peccatore. Quindi la disgrazia è un castigo di Dio. Questa è una mentalità che non è ancora del tutto risolta anche tra di noi, appunto. Allora Gesù non la stronca subito perché il discorso sarebbe troppo complicato. Però dice: attento a te. Tu pensi questo? Pensalo pure. Ma tu pensi di essere migliore di quelli? Cioè, se tu pensi che quello è stato castigato, tu pensi che non sei stato castigato perché sei santo. Ci penserei bene se fossi in te. Tanto convertiti, se no perdi tutti allo stesso modo. Quindi capite un pochino anche l'intelligenza a volte di Gesù, ma poi è chiaro che dalla liberazione si comprende molto bene che non funziona in questo modo. Quindi non è che una disgrazia che capita è sempre necessariamente un castigo per i peccati personali della persona a cui è data la disgrazia. Questo non è corretto. Però Gesù dice: attento tu, se tu sei convinto di questo, San Paolo avrebbe scritto nelle sue lettere: ecco perché chi crede di stare in piedi, badi di non cadere. Quindi attenzione, non si spenga mai nel nostro cuore questo afflato a camminare, a non sentirsi arrivati, a non sentirsi santi, a non sentirsi giusti gli altri peccatori. Questo è un tema della Pentecoste. Anche altre volte andiamo su questo tema, gli altri sono peccatori. La parabola del fico sterile, chi è il fico sterile? Il fico, nella Sacra Scrittura, è cristiano. Cosa vedete che il fico ha le foglie larghe e c'è frutti dolcissimi. Il profeta Ezechiele, a un certo punto, quando descrive questa immagine, dice che il fico, che le foglie, gli angeli sono le chiacchiere, le parole, mentre i frutti sono le opere. Quindi un fico sterile significa chiacchiera, ma di opere di conversione, dice Giovanni Battista, sono poche. Allora questa parabola dice che Dio ha pazienza, nel senso che attende, ti concima, ti zappa intorno, queste sono le prove della vita, i modi con cui il Signore cerca di farci. Però dice anche questa paraboletta che questo non è a tempo indeterminato. Lasciano ancora un anno. Se poi, nonostante il lavoro possibile, lo taglierai. Quindi il Signore ci lavora, e noi dobbiamo essere sempre attenti a camminare in conversione, nel senso che diceva San Giovanni Battista, fate opere degne della conversione, non semplicemente chiacchiere. Sapendo che la pazienza non è a tempo indeterminato, anche la donna curva c'ha relazione con la conversione. La donna curva, capite, l'essere curvo, gli interpreti hanno scritto, insomma, bellissimo, chi è la donna curva? Sapete che dal punto di vista psicologico si dice anche nel parlare con le persone che sono ripiegate su se stesse, cioè stanno sempre a guardare, diciamo, la sindrome del Pantalocco o di Calimero. Non aveva una vita, aveva tutto storto, una vita, solo io, tutti questi problemi, tutti questi guai, tutti questi dolori. Attenzione, perché qui Gesù lascia intendere che dietro queste cose, che sembrano anche come umani, insomma, una persona via che curva un po' appena, c'è il diavolo. Satana ha tenuto la curva per 18 anni. Queste cose che sembrano delle cose tranquille, non sono tanto tranquille. Una persona che è colpata su se stessa.
non è felice, non sa niente dell'amore di Dio, non fa nessun bene al prossimo, non è santa, non produce frutti di santità. Si avvelena la vita, si intristisce la vita, e la intristisce pure quelli che stanno intorno, che sono stati sentiti tutta quanta la sciornata della mentera in continuazione, che fa, non assicuro, insomma, la mia esperienza sacerdotale, passano gli anni, quando leggo questi brani si animano, d'accordo, di volti, di situazioni, di persone molto molto concrete, cioè veramente la sapienza del Vangelo è incredibile. Gesù la mette in piedi, quando una persona comincia a convertirsi, la pianta proprio liberata da questa schiavitù dello stare a pensare malamente a se stessi, che è una grande malattia interiore, più grave di quella che pensiamo. E poi c'è il tema tipicamente paolino, ma non soltanto, questo è tipico degli evangelisti, dei farisei: ha fatto di sabato, Gesù non ha avuto paura di denunciare questa e di combattere anche questa ipocrisia, cioè il giorno del Signore per gli ebrei era appunto un giorno di riposo. Fare un'opera buona nel giorno del Signore non è trasgredire il sabato, è esaltare il sabato, è un giorno di riposo. Quindi nel giorno del Signore questo va anche per noi, bene possiamo farne quanto vogliamo, ecco. Non dobbiamo fare, sapete che nel giorno del Signore non si deve pensare ai soldi, ecco, cosa non si può fare di domenica, se uno vuole vedere le feste, santifica le feste. Non pensare ai soldi, niente commerci, niente compere, niente acquisti, niente cose del genere, quindi pensa al Signore, va a messa, va a fare una bella passeggiata, pensa alla famiglia, godi del creato, eccetera, eccetera. Non pensa ai soldi, quindi non lavorare per scopo di lucro e non alimentare chi lavora per scopo di lucro. Scherzando, ricordo sempre le parole di un santo prete, un buon prete, Don Adriano Bragazzo, non so se lo conoscevate, che tirava le orecchie ai suoi parrocchiani, lo sentite, ero seminarista prima, diacono poi, le prediche che faceva, che diceva che bisogna andare a fare le compere la domenica. E Adriano, chi va a fare questo? Peccato mortale, la gente saltava dalla sedia, no? Come quando Papa Francesco dice qualcosa, è peccato mortale, quando una persona è, come dire, c'ha uno stile cordiale, buono, se dice peccato mortale deve saltare dalla sedia, perché non è la persona così, tutto un pezzo, se lo dice uno, forse è vero che è peccato mortale, se lo dice una persona. Allora saltavano dalla sedia, perché tutti i torti non ce l'ha, d'accordo, perché dice molta gente è costretta a lavorare la domenica, basta una carta di domenica, eccetera, eccetera, eccetera. Ma se nessuno ci andasse, sarebbero chiusi. Quindi è chiaro che chi ci va, sì. Il sabato era il tetto degli ebrei a Roma, ma anche i buoni cattolici, insomma, dovrebbero certamente restare alcune attività. Noi non siamo, come dire, cioè, se uno ha un bar, se uno ha una ristorazione, se uno ha una cosa, attività utile. Per carità, che vai a comprare, è tutto chiuso, ci vorrebbe un pochino di buon senso, insomma, la mentalità così, noi siamo stati liberati, però un po' di buon senso, quindi la sostanza del giorno del Signore. Questo è scritto una bellissima lettera a San Giovanni Paolo II, no? Che è sempre da leggere, bellissima, di Dies Domini. Ogni tanto la metto in c'è un giorno così, che si chiama la domenica, il giorno del Signore, sono ampi stracci, molto molto, molto bella, la domenica è un giorno bello, è un giorno un pochino diverso da quello da dedicare alle cose belle, ecco. I centri commerciali sono aperti solo la domenica, se tu leggi ma se tu leggi, vai a leggere tutta una settimana nelle fabbriche, ogni quando uno è costretto a fare una cosa di questo genere, se c'è una fabbrica a ciclo continuo, ma vedi Maria, io ti dico, ma chiaro, l'ospedale, allora ti ho detto già che non siamo ebrei, però che uno apre un negozio di abbigliamento la domenica,
Non c'è assolutamente nessun motivo, nessuno. Perché uno... Capito? Quindi c'è uno, è chiaro che in ospedale che fai? Lasci la gente morire perché ci stanno gli infermieri. Cioè, ti ho detto, noi non siamo ebrei, ma bisogna avere un discernimento. Se tu leggi le apparizioni della Saletta, riconosciute dalla Chiesa, Nostro Signore va a vedere cosa ha fatto dire alla Madonna, cioè che gli mandava, insomma, tante cose che non andavano, perché lavoravano la domenica, andavano e ho detto, io vi ho lasciato 6 giorni per voi, uno me lo sono tenuto per me e non me lo volete dare, con parole della Madonna riferite al nome di Nostro Signore. Quindi, ripeto, ti immagini se tutti quanti i poliziotti e i carabinieri la domenica stavano tutti quanti in sciopero, allora così mal diventi. Capito? Cioè, capito? Cioè, capisci, capito? Così come se ci sta una fabbrica a ciclo continuo, che cioè, è chiaro che ci staranno i turni e a quello che gli tocca, poverino, 8 ore la domenica se le fa. Ti ho detto, noi non siamo come questi, così, però la sostanza, quindi il discernimento, capito, bisogna comunque mantenerlo. Questa è, diciamo così, la, come dire, la posizione un po' sana, no? Equilibrata, cattolica. Sta a noi, al nostro buon cuore e ben formato, comprendere bene poi come mettere tutto quanto in pratica, no? Altro passo proprio di Luca 13:31, le insidie di Erode. Sono tanti, sono, perché questa è proprio una sezione, perché San Luca veramente è interessante. Andiamo a vedere il 13:31, che dice così: in quel momento si avvicinarono alcuni farisei a dirgli, parti e vattene via di qui perché Erode ti vuole uccidere. Questo è Erode Antipa, che è il figlio di Erode il Grande. Erode il Grande voleva ammazzare Gesù bambino e aveva fatto la strage degli innocenti. Erode Antipa, detto appunto di San Luca, voleva morto Gesù. E sapete, questo stesso Erode Antipa, e se vi ricordate l'abbiamo visto quando abbiamo visto la passione secondo Luca, Luca è l'unico evangelista che ci informa che Pilato, durante il processo, volendo sbarazzarsi di Gesù, l'ha mandato da Erode, che è questo. Erode era un uomo corrotto, d'accordo? Corrotto, e cioè tra padre e figlio non si sa chi era peggio, insomma, Egli rispose, andate a dire a quella volpe, la volpe è un animale brutto nella Sacra Scrittura, anche nel Cantico dei Cantici, vedete che le volpi fanno man bassa, se mangiano i fiori, se mangiano le piante, se mangiano, se sbranano gli animali innocenti, sono animaletti, insomma, e sono furbastri, quindi sono abbastanza, come dire, luciferini come animaletti, no? Andare a dire a quella volpe, ecco, io scaccio i demoni e compio guarigioni oggi e domani, e il terzo giorno avrò finito. Però è necessario che oggi e domani, il giorno seguente, io vada per la mia strada, perché non è possibile che un profeta muoia fuori di Gerusalemme. È bellissimo questo passo, no? Gesù fa comprendere, questo l'anno prossimo nel Vangelo di Giovanni lo vedremo proprio alla massima, cioè il ministero di Gesù è stato ricolmato di insidie, di nemici, di avversari, ma lui sapeva benissimo che fino a quando non arrivava il momento prefissato, pur con tutti i nemici che c'aveva, nessuno avrebbe potuto fargli del male. Dice, dalla dire che vuoi tu, fino a quando il padre non fissa l'ora, tu non fai niente, e io continuerò in questi bellissimi, no, 3 anni sono stati il ministero della sua vita pubblica, no? Nella Sacra Scrittura c'è sempre un rimando in tanti passi biblici, giorno, anno, millennio, davanti al Signore un giorno solo vale come 1000 anni e 1000 anni come un giorno solo, d'accordo? Qui un giorno uguale un anno, il primo, il secondo e il terzo giorno, no? I 3 anni di vita pubblica di Gesù. È diretto verso Gerusalemme, lui sapeva benissimo, l'abbiamo visto ormai 3 incontri fa, si dirige verso Gerusalemme consapevole che nel viaggio verso Gerusalemme va incontro alla sua morte, ma siccome la morte è volontà del Padre per la nostra salvezza, ci va fiero, risoluto e a testa alta, sapendo che quella era il cuore della missione che doveva compiere per la nostra salvezza. Poi, ancora, capitolo 14, abbiamo i primi 13 versetti, dove c'è l'idropico, sapete gli idropici, quelli con la capa piena d'acqua,
sul non scegliere il primo posto e chi invitare. State attenti che il Vangelo di Luca è anche il Vangelo dell'opzione preferenziale per i poveri, che è un tema caro a San Paolo. Durante l'omelia di questa sera mi sono fermato sul Vangelo, non ho fatto accenni alla prima lettura, la colletta che San Paolo organizza per i poveri della Macedonia. Ecco, quindi qui il secondo e la terza pericope, come dire, sono sicuramente, c'hanno la, ne è supporter Papa Francesco sicuramente, perché sentiremo insomma le cose che si dicono, e che tra l'altro il Papa mette anche un pochino in pratica, ha detto fra me e voi insomma sull'invitare a pranzo e a cena non i ricchi vicini, ma invitare i poveri, jacket, stoppi, storpi, eccetera eccetera, no? Quindi allora vedete bene sempre le mie spalle, eh? Cominciamo con l'idropico. Ancora una volta, un sabato era entrato in casa di uno dei capi dei farisei per pranzare, la gente stava ad osservarlo. Davanti a lui stava un idropico. Rivolgendosi ai dottori della legge e ai farisei, Gesù disse: è lecito o no curare di sabato? Vedete come riprende ancora sto tema. Ma essi tacquero. Egli lo prese per mano, lo guarì e lo congedò. Poi disse: chi di voi, se un asino o un bue gli cade nel pozzo, non lo tirerà subito fuori un giorno di sabato? E non potevano rispondere nulla a queste parole. Allora, io vi invito un attimo a riflettere e alla pedagogia di Gesù, che poi è la stessa che il Signore usa con tutti noi. Il Signore non ci tratta come deficienti, scusatemi il termine, insomma, no? Cioè, cerca di fartela capire una cosa. Perché alcuni i farisei ipocriti, ma c'era anche qualcuno di questi qua che era proprio convinto, cioè che proprio di sabato certe cose non si possono fare perché gli avevano insegnato quando era piccolo, insomma, quindi osservava questa cosa così rigidamente, in buona fede, d'accordo? Quando uno è in buona fede, come dire, la sua responsabilità davanti al Signore è molto ridotta, perché lui sta facendo una cosa in buona fede. Ma se quella cosa è sbagliata, però, è sbagliata comunque, quindi è meglio che non la fai, perché non apporta nulla di bene se è sbagliata. Quello che il nostro Signore cerca sempre di fare, ed è per questo che mi avete sentito dire tante volte, e mi avete dire che bisogna stare sempre in ascolto, avere la mente aperta, il cuore aperto, perché non fossilizzarsi sulle nostre convinzioni granitiche, cioè questo non me lo smuove nessuno, non ti smuove nessuno soltanto il dogma della Santissima Trinità, che Gesù Cristo è il figlio di Dio, che la Madonna è sempre vergine, questo ce lo smuove, ma tutto il resto è tutto quanto flessibile. Chi te l'ha detto che tu pensi bene su quella cosa? Il nostro Signore sta facendo, fa questa cosa, dice: ma scusa un attimo, ma sto poveraccio sta male, ma nel giorno del Signore ti pare che un'opera buona, di dare una gioia a un'anima, non sia una cosa da farsi? Capite? Ma essi tacquero, non potevano rispondere, cioè si capisce subito, no? Cioè, chi è che tace? Tace chi non sa che cosa risponde, perché c'è il pericolo, c'è il pericolo bruttissimo che uno si irrigidisce, cioè non ascolta la voce di Dio, non ascolta la voce della propria coscienza, cioè nonostante che tu capisci che una cosa non sarebbe da fare o sarebbe da fare, fa il contrario perché adesso il Papa dice: si è sempre fatto così. D'accordo? Cioè, capito? Bisogna fare attenzione a queste cose qui. Queste sono cose molto, molto, molto profonde. Quindi il Signore ci guida e ci fa crescere, quindi facendoci arrivare alle cose nel rispetto della nostra personalità e cercando di farcele capire. L'importante è che uno abbia lo spirito flessibile. Poi la scelta dei posti. Osservando come gli invitati sceglievano i primi posti, disse loro una parabola. Questa è l'umiltà, altro tema carissimo a San Paolo e San Luca. Quando sei invitato a nozze da qualcuno, non metterti al primo posto, perché non ci sia un altro invitato più ragguardevole di te. Colui che ti ha invitato te, lui va a dirti: cedigli il posto. Allora dovrai con vergogna occupare l'ultimo posto. Tu invece, quando sei invitato, va a metterti all'ultimo posto, perché venendo colui che ti ha invitato ti dica: amico, passa più avanti. E allora ne avrà onore davanti a tutti i commensali, perché chiunque si esalta sarà umiliato e chi si umilia sarà esaltato.
pensato un'applicazione di questo Vangelo, andiamo veloci, per esempio, ad uno stile ecclesiale, su tutti i punti di vista. Questo riguarda tutti, un collaboratore parrocchiale, un prete, pure un vescovo, pure un cardinale. Tu ti metti a servizio. Quello che ti dicono di fare, lo fai, se no ti dicono grazie e non fa niente, ti ringrazierà nostro Signore. E quello che non lo fai, non lo devi fare, fa niente. O fa qualcun altro, lo fa meglio di me, è più bravo. Vai tranquillo, ti preoccupare. Quanto si campa meglio, non mi... perché anche qui c'è una possibile, diciamo così, propensione psicologica a mettersi in mostra. Qui dobbiamo fare molta attenzione a analizzare bene le nostre intenzioni, il nostro cuore, insomma, i nostri pensieri, il perché facciamo tante cose, no? Poi disse poi a colui che l'aveva invitato: quando offri un pranzo o una cena, non invitare i tuoi amici, i tuoi fratelli, i tuoi parenti, né i ricchi vicini, perché anch'essi non ti invitino a loro volta e tu abbia il contraccambio. Al contrario, quando dai un banchetto, invita poveri, storpi, zoppi, ciechi, e sarai beato, perché non hanno da ricambiarti. Riceverai infatti la tua ricompensa alla risurrezione dei giusti. Io, se posso fare un riferimento outsider, in una bellissima, negli scritti di Maria Valtorta, questa è una mistica italiana, speriamo che presto apra nel processo di beatificazione, perché è veramente fenomenale. Questa ha avuto una rivelazione tutta quanta la vita di Gesù, bellissima, una delle cose più belle che mi ha dato in vita mia. E Gesù il pranzo con i poveri l'ha fatto pure lui. C'è stato un giorno che ha organizzato, si è messo d'accordo con la gente che aveva i soldi, con i ricchi, ha radunato i poveri di mezza Gerusalemme, ha fatto un pranzo da paura e girava questi tavoli a vedere questi poveracci che per un giorno mangiavano, erano serviti e riveriti tutti contenti, era contentissimo. proprio, cioè, lo dice, ma lui l'ha messo in pratica per primo, insomma, no? Bene, poi ecco un altro punto proprio tipicissimo: le condizioni per seguire Gesù. Questa è proprio la quintessenza del Vangelo di Luca 14, 25 e seguenti. Sappiamo un po', eccolo qua. Solo San Luca. Siccome molta gente andava con lui, notate l'incipit, egli si voltò e disse: provate a immaginare la scena, no? Gesù sta camminando, a un certo punto si gira e dice: che è tutta sta gente? Ma non è che non era contento che tutta sta gente andava dietro a lui, dice, ma venire dietro a me non è una cosa tanto semplice. Quindi avranno capito bene questi qua. Che si pensano? Quindi immaginate, cioè, siccome molta gente andava con lui, si voltò, dice: che è tutta sta gente? E dice: se uno viene a me e non odia, questa è la traduzione, insomma, letterale, poi lo spieghiamo, no? Nella nuova traduzione della CEI è un pochino diversa, è un po' adattata per far comprendere il senso. Questo è un, come si dice tecnicamente, è un semitismo, questo modo di esprimersi. E non odia suo padre, sua madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle, perfino la propria vita, non può essere mio discepolo. Chi non porta la propria croce, non viene dietro di me, non può essere mio discepolo. Cioè, chi di voi, volendo costruire una torre, non si siede prima a calcolare la spesa se hai mezzi per portarla a compimento, per evitare che si getta le fondamenta e non può finire il lavoro, tutti coloro che vedono cominciano a deriderlo dicendo: costui ha iniziato a costruire ma non è stato capace di finire il lavoro. Oppure quale re, partendo in guerra contro un altro re, non siede prima a esaminare se può affrontare con 10.000 uomini chi gli viene incontro con 20.000? Se no, mentre l'altro è ancora lontano, gli manda un'ambasceria per la pace. Così chiunque di voi non rinunzia a tutti i suoi averi non può essere mio discepolo. Questa cosa che dice Gesù non è una cosa brutta, è una cosa bella. Non odiare non significa volere male al padre, alla madre, alla moglie, ai figli. Se vedete la traduzione nuova, è: chi viene da me e non è capace a mettermi davanti a padre, madre, moglie. Vi ricordate il Vangelo di Luca? Il Vangelo di Luca ci ricorda, per esempio, che Gesù a un certo punto, a 12 anni, stava mangiando il pellegrinaggio, è sparito per 3 giorni. Dice: ma perché è sparito senza dire niente a nessuno? Perché ha messo in pratica quello che dice. Perché la volontà del padre mi chiama a stare in mezzo ai dottori, non ho potuto avvertire mia madre e non fa niente. Questa è la volontà di Dio, mia madre se ne farà una ragione e mio padre pure. Ma è,
è veramente così, perché le esigenze, vedete la mano sempre di San Paolo, diceva San Giovanni Crisostomo, cioè il cuore di Gesù era il cuore di San Paolo. San Paolo era proprio perso, era proprio innamorato del Signore, ci ha lasciato perdere tutto, cioè ha dato completamente la vita. E quando il Signore ti prende in questo modo, succedono queste cose. Ora, anche quando non si dà completamente tutta la vita al Signore, e questo vale per tutti, non soltanto per gli apostoli, lui deve essere sempre prima di ogni altra cosa, anche delle cose più care. Per fare un esempio, tanto per far capire, no? Se il nostro Signore Dio non voglia, la sparo grossa, è una mamma, chiede il sacrificio del figlio, fa morire prematuramente un figlio, ah, che fai? Dici, sia fatta la tua volontà, o bestemmi il Padre Eterno, dici, perché mi ha fatto morire mio figlio? Se dici così, per quanto sia umanamente comprensibile, perché non esiste dolore più grande al mondo di una mamma che perdesse un figlio, che significa? Se dici così, significa che il figlio viene prima del nostro Signore, detto proprio in termini, ecco. Quindi, poi tutte quante le nostre applicazioni le possiamo fare, no? Quindi nel cuore, prima, sempre il Signore. E anche Gesù non ci toglie le croci in questo mondo. Quante volte mi è successo, dice, no, mi sono avvicinato a... Sì, sono contento, però pensavo che le cose andassero meglio. E invece vanno peggio, stanno un sacco di guai, un sacco di cose. Dico, scusa un attimo, ma quando mai nel Vangelo Gesù ha detto che se ti avvicini le cose vanno, umanamente parlando, meglio? Ha detto, rinneghi se stesso, prenda la sua croce, mi segua, chi non porta la croce non viene... Quindi, quindi umanamente parlando... Non ti puoi aspettare molte migliorie, certo, spiritualmente parlando sì, certamente, poi starai in pace, starai nella gioia, starai tutto quello che ti pare, ma capito? Quindi sta attento, insomma, a leggere bene il Vangelo, no? Ecco, poi abbiamo il capitolo 15 di San Luca, che ci andiamo un pochino veloci, lo conosciamo tutti quanti, le tre parabole della misericordia. La pecora perduta ce l'ha anche San Matteo, e San Matteo, mentre la dracma perduta e il figlio al prodigo, che sta penso che lo conosciamo tutti a memoria, sono proprio soltanto di San Luca. Vedete proprio il Vangelo della misericordia, che è l'altra accentuazione forte di San Paolo, no? E l'amore di Dio che diventa misericordia verso il peccatore. La parabola del figlio al prodigo è un capolavoro, penso che la ricorderete, questi due figli, il primo che scappa si vede, poi ritorna. E i particolari, no? Dice, gli mette il vestito più bello, l'anello al dito e i calzari ai piedi. Allora, il vestito più bello, le vesti nella Sacra Scrittura sono simbolo delle virtù, la veste bianca, quello che abbiamo ricevuto nel battesimo. Quindi, se tu ti penti intorno al Signore, ti restituisce tutta quanta la grazia. I calzari ai piedi, sapete che andavano scalzi anticamente? Chi andava scalzo? Gli schiavi. Quindi gli ridà la dignità di figlio, non di schiavo. E poi l'anello al dito è quello che ha fatto diventare una bella fratello maggiore, perché l'anello al dito, voi sapete che a quei tempi con l'anello si sigillavano gli atti patrimoniali di una famiglia. Quindi me dare l'anello al dito sarebbe come se mio padre oggi mi desse la carta di credito sul conto suo. Dice, ma questa ha dilapidato tutto, si è venduto tutto a prostitute, la figlia bella, a moglie dalla carta da credito, questo è scemo. Ecco, questo fa comprendere come la misericordia di Dio non è semplicemente dice, vabbè, fa niente, ma è una rigenerazione, cioè un reimmettere il peccatore pentito anche nella fiducia. Cioè che il nostro Signore, se torniamo a Lui sinceramente, non ci dà soltanto il perdono, ma ci restituisce anche la fiducia tradita. Ed è una cosa molto bella questa qui, che dobbiamo ricordare. Ecco perché, attenzione, che se c'è un peccato che non possiamo mai fare è il peccato contro la speranza, perché la nostra fede divina e cattolica è la fede della speranza, insomma, quindi la speranza c'è sempre, perché è sempre possibile, basta che troviamo la forza giusta, cambiare direzione e ricominciare il cammino e ritrovare le grazie perdute e tante altre cose. Tutto certamente dipende poi dalla nostra volontà. Poi ricominciamo con l'altro tema caro a Luca e a Papa Francesco, il
capite come vedete come gli evangelisti, così che capiamo anche, no? C'hanno, ognuno ha le sue fissazioni, d'accordo? Però fissazione è un termine negativo, accentuazioni. Se uno si legge il Vangelo di Luca quest'anno, capirà per esempio come sicuramente il Papa regnante è un supporter del Vangelo di San Luca, sicuro, la misericordia, e il pranzo ai poveri, attenzione ai poveri, come sentiamo qua, suona contro i ricchi, d'accordo? Luca contro i ricchi suona di brutto, suona, d'accordo? È Vangelo questo qui. Matteo e Marco, che ha seguito negli anni passati, c'hanno, non è che queste cose non le scrivono, scrivono anche queste cose, perché poi il Vangelo è uno, ma le sensibilità, le accentuazioni sono differenti, sono, e purché rimane nell'ambito dell'equilibrato, cioè c'è tutto, ma a me questa cosa qui mi sta particolarmente a cuore. Questo è perfettamente legittimo, è chiaramente legittima anche la diversità, perché ci può essere una persona a cui stanno più a cuore questi temi, e c'è una persona magari che è più sensibile a San Matteo, che a San Matteo è l'evangelista della grande dottrina, quindi di Gesù maestro, che è il nuovo Mosè, che sta in cattedra, e quello c'ha quella sensibilità. Quindi anche nella Chiesa è bene, come dire, diffondere un profondo rispetto, perché l'importante è che si legge, non che dice è vero solo questo, c'è tutto, ma questi aspetti a me mi stanno particolarmente a cuore. Chiuso il discorso. E non si può dire meglio Luca, meglio Matteo, meglio Marco o meglio Giovanni. Meglio nessuno, so quattro, d'accordo? Ecco, però tutti e quattro Vangeli, anche se non sono tutti e quattro uguali. Allora, andiamo a vedere questo capitolo 16, ecco. Cominciamo a parlare contro i soldi. L'amministratore disonesto, il buon uso del denaro... e contro i farisei amici del denaro. Il tema del denaro è un tema importantissimo, questo non tanti fedeli sono sensibilizzati, perché il denaro è un pericolo sicuramente, e il Signore ci chiederà l'uso che abbiamo fatto del denaro. Non chiede a tutti quanti di essere poveri di fatto, d'accordo? Ma a tutti chiede di farne buon uso, come si vede qui. Diceva anche ai discepoli: c'era un uomo ricco che aveva un amministratore. Questo è sul buon uso del denaro. Infatti la parabola dell'amministratore fedele termina con l'insegnamento, che in base a quello da Gesù, che è sul buon uso del denaro. Parabola questa qui, i primi tempi che vedevo che leggevo il Vangelo non ci capivo niente questa parabola. Ma che caspita è sta cosa? C'era un uomo ricco che aveva un amministratore, e questi fu accusato dinanzi a lui di sperperare i suoi averi. Lo chiamò e gli disse: che è questo che sento dire di te? Rendi conto della tua amministrazione, perché non puoi più essere amministratore. Questo mi prende paura. L'amministratore disse tra sé: mo che faccio che il mio padrone mi toglie l'amministrazione? Zappare non ho forza, mendicare mi vergogno, so io che cosa fare, perché quando sarò stato allontanato dall'amministrazione ci sia qualcuno che mi accoglie in casa sua. Chiamò uno dei debitori e disse, il padrone disse al primo: tu quanto devi al mio padrone? Lui rispose: 100 pari di dollaro. Gli disse: prendi la ricevuta, siediti e scrivi subito 50. Poi disse un altro: tu quanto devi? 100 misure di grano. Prendi la ricevuta e scrivi 80. Il padrone lo trovò quell'amministratore disonesto, perché aveva agito con scaltrezza, è stato furbo. I figli di questo mondo, infatti, verso i loro pari sono più scaltri dei figli della luce, purtroppo. Ebbene, io vi dico, ecco la morale: procuratevi amici, attenzione, con la disonesta ricchezza. Mo vi dico una cosa che diceva sempre mio padre: perché quando essa verrà a mancare vi accolgono nelle dimore eterne. Mio padre diceva sempre una cosa così, mo qualcuno salterà dalla sedia, io non ho esperienza perché poi ho fatto il povero prete, quindi non mi sono occupato di queste cose. Mio padre diceva: tanti soldi, tanti, farli onestamente al 100%, proprio onestamente al 100%, diciamo, ecco, esagerando è impossibile, non esagerare, cioè è molto difficile. Sì? Platini hanno arrestato, non lo sapevo, sentiamo il telegiornale, non lo sapevo. Allora, tanti soldi
Allora, però, vuoi santificare i soldi anche se non fossero puliti al 100%? Dalli. Attenzione, perché quando essa vi verrà a mancare vi accolgono dimore eterne. Hai visto quante volte Papa Francesco cita il proverbio: guarda che nelle tombe, nelle bare, non ci sono le tasche per metterci i soldi. Ecco, capito? Allora, che ce fai con tutti i soldi che porti? Guarda che comunque, cioè, io veramente non so se vuoi, non voglio fare nomi perché si manca la carità, ma se andate a vedere i patrimoni delle persone più ricche del mondo, vi dico, ma sono delle cose spaventose, capito? Cioè, se tu pure lo sperperi, te prendi tutti i russi del Monte, compri in isola, non ce la fai a spenderli tutti, non ce la faresti. Ma che caspita ci vanno con tutti questi soldi? A fasse di va, fasse bestemmia dietro dagli eredi che poi non sono contenti. Che ce fanno? Ma sono pochi 500, ma questi ci hanno patrimoni. 500.000 euro, sono brusco, 500.000 euro, vanno ridi ai grandi ricconi. Adesso c'era lo Stato, capito? Allora, ma che ce fai? Cioè, allora, questo nel Vangelo è ogni centesimo che noi diamo di liberalità, quindi di una cosa che non ti torna indietro, che tu la dai senza ritorno. La dai a un povero, la dai alle missioni, fai celebrare una messa per defunto, le dai per necessità della Chiesa, quello che te pare, l'accumuli in paradiso, è l'unico modo di portarsi i soldi dall'altro mondo. Io conosco persone che hanno preso molto sul serio questa cosa, ci fanno veramente attenzione, cioè hanno proprio, diciamo così, assunto uno stile di vita in cui regolarmente c'è una parte dei soldi, se li fanno uscire fuori, che li danno anche come gesto ascetico di distacco dai soldi. Nel Vangelo Gesù ne parla, nel Vangelo di Luca più che negli altri Vangeli, però su questo dobbiamo fare attenzione, cioè Gesù non è comunista, cioè non fa l'esproprio forzato, ma Gesù sensibilizza, dice tu volontariamente devi imparare ad assumere uno stile di vita che comporti la condivisione delle tue eccedenze anche prima del necessario, perché ne avrai ricompensa tanto quanto più sei stato generoso volontariamente agendo. E Gesù dice chi è fedele nel poco è fedele nel molto, e chi è disonesto nel poco è disonesto nel molto. Poi passa in calza: se non siete stati fedeli nella disonesta ricchezza, chi vi affiderà quella vera? Quella vera, cioè ci sono le ricchezze materiali e ci sono le ricchezze spirituali. Allora, vuoi diventare intimo del Signore, vuoi diventare amico di Dio? Bene, comincia a essere largo nell'elemosina, che se tu amministri bene i beni materiali, il nostro Signore darà pure quelli spirituali, ma se su questi non sei fedele, il resto il Signore non te la dà. E se non siete stati fedeli nella ricchezza altrui, altrui perché per fare la ricchezza vuol dire che se sei disonesta, parte di quello che possiedi non lo dovresti possedere perché non è tuo. E chi vi darà la vostra? E qui Gesù è tassativo, eh? Ricordiamo anche qui le parole spesso del Papa: nessuno servo può servire due padroni, o odierà l'uno e amerà l'altro, o si affezionerà l'uno e disprezzerà l'altro. Non potete servire a Dio e a mammone. Guardate che oggi chi governa il mondo sono i soldi, sia nella vita cosiddetta bene, grandi istituzioni, guardate l'Europa, cioè, capito? Se parla solo di quello, dello spread, del bilancio, delle cose, degli invigi, degli imbrogli, solo quello, della banca, nella buona vita e nella mala vita. La mafia che cos'è? Sono soldi, basta. La camorra che è? Soldi. L'andrangheta che è? Soldi. La sacra crononita che è? Soldi. La banda della Mariana quando c'era che è? Soldi. Cioè, la mafia russa, la mafia nigeriana, soldi, soldi e soldi. Ecco, i farisei che erano attaccati al denaro ascoltavano tutte queste cose e si beffavano di lui. Bruttissima cosa, beffarsi di Gesù, cioè lo facevano soggetto, se gli ridevano dietro. Egli disse: voi vi ritenete giusti davanti agli uomini, ma Dio conosce i vostri cuori. E
ciò che è esaltato fra gli uomini è cosa detestabile davanti a Dio. L'apparenza, l'esteriore e l'interiore, altro tema tipico di questo pontificato, no? Abbiamo capito alla fine dell'anno che il Vangelo di San Luca piace tanto a Papa Francesco. Poi c'è un altro bellissimo episodio, abbiamo quasi finito, che sono i lebbrosi ingrati. Ah, l'ingratitudine. Oh, c'è ancora qua, sempre in San Luca, prima di quello, il ricco cattivo e il povero Lazzaro, altro episodio molto molto famoso. Quello che era banchettava lodamente, quel povero morto di fame. Che succede? Paradiso e inferno. E quando quello chiede, dice, ma manda qualcuno a avvertire che l'inferno esiste, perché i ricchi gaudenti se la godono e se pensano di essere eterni, non lo sanno che dopo c'è sta qualche cosa a cui rende conto. Dice, ascoltino Mosè i profeti. Dice, ma no, ma se torna un morto, se non ascoltano Mosè i profeti, manco se torna un morto saranno persuasi. Arriviamo ai 10 lebbrosi, altro bellissimo episodio. Cioè, durante il viaggio verso Gerusalemme, Gesù attraversò la Samaria e la Galilea. Entra in un villaggio e gli vengono incontro 10 lebbrosi, i quali, fermatisi a distanza, alzarono la voce dicendo, Gesù maestro, abbi pietà di noi. Appena li vide, Gesù disse, andate a presentarvi ai sacerdoti, applicando la legge di Israele, che diceva nel Levitico che un lebbroso deve andarsi a presentare al sacerdote, eccetera, eccetera. E mentre si andavano furono sanati. Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro lodando Dio a gran voce e si gettò a piedi di Gesù per ringraziarlo. Era un samaritano. Ricorda come la parabola del buon samaritano, anche questa era un'altra stoccata, perché i samaritani erano considerati dagli ebrei feccia, d'accordo? Ma Gesù osservò, non sono stati guariti tutti e 10, e gli altri 9 dove sono? Terribile questa cosa. Vangelo solo di Luca, eh? La gratitudine. Quando il Signore fa un beneficio, questi se lo pigliano. Ah. E manco grazie. Dove stanno? Voi dovete sapere, a me mi è sempre successo qui a Borgo San Michele con Santa Maria Coletti. Sapete quanta gente, cioè, poi ognuno c'ha uno stile, no? Vengono a fare matrimonio in chiesa, fanno matrimonio, fanno macello, te lasciano 10 kg di riso davanti alla chiesa, partono, salutano, non dicono né grazie e neanche 5 centesimi, neanche per pagare la luce che hanno acceso. A voglia? A voglia? A voglia? A ogni, a ogni. Io certamente non vado, non, perché non puoi, però, cioè, l'ingratitudine che poi sconfina nella cafonaggine, il buon vescovo Petrocchi, non so se lo posso dire, che è diventato cardinale, le disate che ci faceva fare, ci sono gli abitanti di Cafonia, una città molto popolata, capite, ma la cafonaggine che poi sfocia è una cosa brutta. Cioè, Gesù l'ha fatto notare, dice, oh, vorrei di niente, mi vedo guarito dalla lebbra, dico, non dico tanto, grazie. Sentite Petrocchi e Papa Francesco, no? Dico sempre, Petrocchi diceva sempre, bisogna dire grazie, scusa e ti voglio bene, e Papa Francesco dice grazie, permesso e per favore. Cioè, non sono cose, cioè, non è che si sa, sono cose, il bon ton della buona educazione, no, sono cose del Vangelo, non è soltanto la buona educazione. Voi sapete che il Monsignor della Casa, quello che ha scritto, era un prete, quindi il Galateo è una sorta di applicazione, come dire, del Vangelo alle circostanze della vita comune, no? Io avevo un mio vecchio padre spirituale, che poi divenne cardinale, cardinale per merito, un canonista, un gesuita di oltre 80 anni, che mi diceva sempre, la buona educazione copre almeno il 70-80% delle regole della carità fraterna cristiana. Questo non me lo sono scordato più. Grazie bisogna dirlo. Grazie bisogna dirlo.
cioè, capito? Certo, poi non è che se non dici grazie, io te vengo a cercare e mi dici e te vengo a rinfacciare, manco grazie mai detto, però anche Gesù una considerazione l'ha fatta, gli altri dove stanno? Non è una bella azione. Certo che non lo è, capito? Questo è Gesù di Zeffirelli. Questo è Gesù di Zeffirelli. Oh, poi abbiamo il passo, chiudiamo con il capitolo 18, ci sono le due parabole sulla preghiera, bellissime, di San Luca e poi l'episodio di Zaccheo. Siamo in tempo, al volo. C'è la parabola della vedova, del giudice iniquo, della vedova importuna, del fariseo e del pubblicano, molto molto famosi. C'è sto giudice iniquo e sta vedova che andava a dirgli sempre: fammi giustizia al mio avversario, fammi giustizia al mio avversario, fammi giustizia al mio avversario. Cioè questo a un certo punto, per levarsi da dai piedi, ti faccio giustizia. Ecco, questo è un passo dove Gesù insegna l'importanza. La preghiera è un altro tema tipico di San Luca. La preghiera deve essere insistente, insistente, perché alcune grazie il nostro Signore le lega ad un certo numero di preghiere. Noi non sappiamo perché. Dice, se fa pregare. La madre di Sant'Agostino per 30 anni ha pregato per la conversione del figlio. Ha 30 anni chiesto il battesimo. 30 anni. Cioè, sa quanta gente viene a dire, ma io ho chiesto la grazia al Signore e non me l'ha chiesto. Dico, quanti rosari hai fatto? Che rosario? Sono andato in chiesa, ho chiesto una candela e ho chiesto la grazia e non me l'ha fatto. Dico, mo sono Signore, figlio mio. Leggi il Vangelo, la parabola del giudice iniquo, ha voglia, chiede, bussa, a un certo punto il nostro Signore pensa a te più, te la fa quella cosa là. Poi ci sta il fariseo pubblicano, la preghiera umile. Questa è molto istruttiva, perché questi due uomini che salgono al Tempio, il modo con cui si prega, quello va a pregare, mi sembra di sentire anche, cioè, capite, molte volte le persone vengono a parlarti, dicono, io non faccio niente di male. Io faccio questo, faccio quest'altro, a volte anche utilizzando il sacramento della confessione, uno non lo può dire in diretta, no? Perché dice, ma ti sembra di dire davanti, dice, oh, allora, uno era fariseo, il fariseo pregava così, attenzione, questo fariseo era un fariseo buono, non era un fariseo cattivo, quindi le cose che dice erano vere, non è che le stava millantando, cioè dice delle cose che non fa, non le faceva tutte, dice, io ti ringrazio che non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, e neppure come questo pubblicano. Quindi questo non era un ladro, non rubava, non aveva commesso adulterio e non aveva commesso grandi ingiustizie. Non so, digiuno due volte alla settimana. Mostra, andiamo a Međugorje, questo ha messo in pratica la lettera di Pio della Moda, ma digiuno due volte a settimana a pane e acqua. Pago le decime di quanto possiedo. Quindi, mentre tu riprai. E che vogliamo fare? Invece il povero pubblicano, fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva al petto dicendo, Dio abbi pietà di me peccatore, io vi dico, questi torno a casa sua giustificati, la differenza dell'altro, perché chi si esalta sarà umiliato e chi si umilia sarà esaltato. Allora, insegnamento: se fai qualcosa di buono non lo dire né al Padre Eterno e né al prossimo, dietelo per te. Sapete come si dice il proverbio popolare? Fai il bene e dimenticalo, e fa il male, ricordatelo, specialmente quando ci andiamo a confessare. Se qualcosa di buono ha fatto, hai visto come dice il teatro del mattino e della sera, perdona il male che oggi ho commesso, e se qualche bene ho compiuto, se accettalo, ma lo sa lui e basta e avanza, no? Ecco, non occorre poi in tante questioni. E invece dobbiamo essere sempre profondamente consapevoli del nostro essere miseri e peccatori, che è sempre un pochino più difficile, perché senza questa umiltà la nostra preghiera non sale al Signore e non è accetta a Dio. L'ultimo episodio, che è un po', ecco, è bello chiudere così, sempre proprio di Luca, che è proprio la quinta essenza del suo messaggio, e cioè la conversione di Zaccheo. Gesù entra in Gerico, attenzione, di nuovo Gerico, attraversa la città, un uomo di nome Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco, emblema del cattivo, cercava di vedere quale fosse Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, poiché era piccolo di statura. Allora corse avanti per poterlo vedere, salì su un sicomoro perché doveva passare di là. Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: Zaccheo, scendi subito perché oggi devo fermarmi a casa tua.
In fretta scese e lo accolse pieno di gioia. Vedendo ciò tutti mormoravano: è andato ad alloggiare da un peccatore. Ma Zaccheo, alzatosi, disse al Signore: ecco Signore, io do la metà dei miei beni ai poveri, e se ho frodato qualcuno restituisco 4 volte tanto. Gesù gli rispose: oggi la salvezza è entrata in questa casa, perché anche egli è figlio di Abramo. Il figlio dell'uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. Qui sta l'episodio di Zaccheo, proprio perfettamente descritta la conversione di una persona che è allontanata da Dio. Primo, ha sentito parlare di Gesù, si è santamente incuriosito. Il gesto di salire con l'albero è proprio lo sforzo che fa per andare verso Gesù, perché noi non possiamo cambiare contro la nostra volontà, dobbiamo fare un moto verso il Signore. Fatto quel moto, devo fermarmi a casa tua. Gesù arriva e con la presenza di Gesù nasce la grande conversione. E cosa porta alla conversione? Dice: se ho fatto del male, riparo, restituisco 4 volte tanto ai danni che ho fatto. E, discorso di prima, c'ho un sacco di soldi, la metà è povero. Ah, non per, prima riparo, d'accordo, con quello che mi resta, la metà è povero. Quindi la conversione significa riparare il male commesso e cominciare a fare il bene non fatto. E questo è proprio il top dei top. Qui c'è riassunto praticamente in questo episodio tutta la sintesi del Vangelo di Luca. Il resto l'abbiamo già visto. Se Dio vuole, l'anno prossimo andremo al quarto Vangelo. Grazie per oggi. A settembre. Prossimo anno pastorale. Noi non andiamo con l'anno solare, andiamo con l'anno pastorale. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e sempre, nei secoli dei secoli. Ti rendiamo grazie, Signore, di tutti i benefici, perché vi terremo nei secoli dei secoli. Amen.